Sulla multistrada V4S, Ducati ha sviluppato un'elettronica avanzata che serve non solo a migliorare la dinamica della moto, ma anche a garantire un maggiore comfort, specialmente nelle lunghe percorrenze. Per la prima volta sono stati integrati in un motociclo due radar, uno localizzato nella parte anteriore del mezzo, il secondo localizzato nella parte posteriore del mezzo. Il radar anteriore serve per la funzione di Adaptive Cruise Control, che è stata implementata per la prima volta su un motociclo, mentre il radar posteriore serve per realizzare la funzione di rilevamento angolo cieco, o Blind Spot Detection. L'Adaptive Cruise Control, abbreviato anche ACC, è una funzione che estende il cruise control convenzionale, quindi è in grado sia di mantenere costante la velocità scelta dall'utente, ma anche di adattare la velocità della moto a quella del veicolo che precede. Quindi le accelerazioni e le decelerazioni autonome sono limitate per consentire un maggiore controllo del mezzo. Inoltre il sistema decelera in autonomia in caso di curva ed è anche in grado di riconoscere una guida molto sportiva sganciandosi in automatico in presenza di elevate pieghe. Il sistema è stato progettato per rilevare veicoli in movimento, quindi non è in grado di rilevare veicoli fermi o che si muovono molto lentamente, né pedoni. È disponibile a partire dai 30 km/h fino ad un massimo di 160 km/h. È un sistema concepito per l'uso in autostrada per aumentare il comfort, ma anche su strade statali e a lunga percorrenza, perché è utile per evitare di superare i limiti di velocità. La funzione ACC prevede dei pulsanti e delle icone dedicate. I pulsanti includono il tasto ON/OFF, il tasto RES più, il tasto SET meno e i pulsanti più e meno. È possibile accendere la funzione anche a moto ferma tramite il pulsante on-off. In questo momento compaiono su cruscotto due icone. L'icona principale ACC di colore verde con il simbolino ACC e con dei trattini grigi e l'icona in basso a destra di distanza di colore grigio. Le icone di colore grigio indicano che la funzione è in stand-by. Per attivare la regolazione della velocità occorre portarsi ad almeno 30 km/h, che è la velocità minima. Una volta raggiunta la velocità desiderata, è sufficiente premere il tasto SET meno per impostare la velocità attuale della moto come velocità di crociera dell'ACC e attivare la regolazione. La velocità di crociera scelta apparirà in verde al posto dei trattini grigi. È possibile inoltre aumentare o diminuire la velocità di crociera tramite i tasti RES più e SET meno. In assenza di traffico, la funzione si comporta come il normale controllo di crociera, mantenendo costante la velocità scelta dall'utente. Quando però il radar rileva che un veicolo che sta procedendo nella stessa direzione di marcia è localizzato davanti alla moto, la funzione adatta la velocità della moto di conseguenza, regolando la distanza dal veicolo che precede. Questa situazione è evidenziata dall'icona di distanza CC, localizzata in basso a destra, in cui compare il simbolino di un'autovettura. Inserendo l'indicatore di direzione, il sistema comprende l'intenzione di sorpassare da parte del conducente e provvederà quindi ad accelerare in autonomia. È in grado di rilevare tutti i veicoli in movimento, incluse anche le motociclette. È intelligente e ti consente in qualsiasi momento di accelerare manualmente con la manopola del gas, annullando il controllo della velocità. Quando però la manopola del gas viene rilasciata, il sistema in autonomia tornerà a regolare la velocità. È disattivabile in qualsiasi momento in svariati modi. Si interrompe la regolazione della velocità, per esempio frenando, tirando a lungo la frizione, e anche ruotando la manopola del gas in avanti, quindi in senso opposto a quello convenzionale. A seguito della disattivazione, per esempio tramite freno, la velocità di crociera rimane comunque memorizzata. È quindi possibile riattivare la regolazione della velocità in due modi: o tramite tasto RES più, che ti consente di recuperare la velocità di crociera precedentemente memorizzata, oppure tramite tasto SET meno, che consente di impostare la velocità attuale della moto come velocità di crociera nuova. È importante specificare che durante l'utilizzo è consentito cambiare marcia, sia tramite frizione che tramite DQS. È possibile personalizzare la distanza che si vuole mantenere dal veicolo che precede. Il sistema dispone di quattro livelli possibili, che sono scorribili anche a veicoli in movimento con i tasti più e meno. L'icona di distanza in basso a destra, tramite apposite barrette luminose, rappresenta il livello attualmente scelto.
Una barretta sta ad indicare il livello più vicino, ma aumentandolo è possibile arrivare fino a 4 barrette che indica il livello molto distante. Dopo aver scelto il livello, la moto in autonomia provvede ad adattare la distanza alla velocità attuale, aumentandola in caso di velocità maggiori e calandola in caso di velocità ridotte. Allo spegnimento e riaccensione della moto, il sistema si ricorda dell'ultima impostazione scelta. La stessa operazione può essere svolta anche tramite un apposito menu che si chiama Adaptive Cruise Control e che è accessibile tramite joystick. All'interno del menu è possibile scorrere tra i vari livelli e scegliere quello preferito. Quando il sistema rileva che il regime di giri motore è troppo basso o troppo alto, questa informazione viene comunicata all'utente tramite le icone ACC che diventano di colore giallo per indicare all'utente di cambiare marcia. Le stesse icone possono diventare gialle anche nella situazione in cui il sistema si rende conto di non riuscire a intervenire per tempo, per esempio quando il veicolo di fronte frena in maniera troppo brusca. In questo caso, il colore giallo delle icone avvisa l'utente di prendere il controllo della velocità, per esempio frenando. La spia diventa rossa quando il sistema rileva malfunzionamenti, per esempio in caso di radar sporco o ostruito. È sempre importante mantenere alto il livello di attenzione durante la guida, anche quando il sistema ACC è attivo. Ora vi parlo della funzione Blind Spot Detection, abbreviato BSD. Anche questa è una funzione completamente nuova su un motociclo. Questa funzione serve a monitorare i cosiddetti punti ciechi della moto, che sono quelle zone retrostanti il veicolo che non sono visibili dal conducente, né direttamente né tramite gli specchietti laterali. Quando il sistema rileva la presenza di un altro veicolo all'interno di un punto cieco o che si sta avvicinando allo stesso, avvisa il conducente tramite l'illuminazione con una luce fissa del LED dello specchietto che si trova dal lato del veicolo. Se in questa situazione il conducente della moto ha anche manifestato l'intenzione di spostarsi di lato tramite inserimento dell'indicatore di direzione, il sistema avvisa l'utente di un maggiore pericolo facendo lampeggiare lo stesso LED. Quando la funzione BSD è spenta, l'informazione è comunicata all'utente tramite un'apposita icona grigia localizzata sulla destra. Per accendere la funzione è sufficiente andare nel setting menu tramite joystick, scorrere il menu fino a trovare l'opzione Blind Spot Detection, bisogna entrare in on-off e scegliere l'opzione on per accendere la funzione. Per tornare indietro e visualizzare il cruscotto, tenere il joystick premuto verso sinistra. Si vedrà che l'icona è scomparsa per indicare che la funzione è accesa. È opportuno ricordarsi che quando la funzione è accesa è effettivamente attiva soltanto a partire dai 25 km orari. Infine, nello stesso menu, è possibile personalizzare la luminosità dei LED, andando su Dimmer e scegliendo tra livello basso, medio e alto. Anche questa funzione è progettata per rilevare solo veicoli in movimento. In caso il sistema rilevi malfunzionamenti, come per esempio radar sporco o ostruito, provvederà ad avvisare il conducente tramite illuminazione di rosso dell'icona BSD. È una funzione che supporta il conducente nel prestare attenzione ai veicoli che sopraggiungono, ma non lo sostituisce. È importante che l'attenzione del conducente rimanga alta, sempre anche quando la funzione è attiva. Per avere una panoramica più completa dell'uso e dei limiti di questi due sistemi, è importante leggere il manuale utente.